prima di passare la parola al sindaco, ecco, volevo sottolineare il grande bisogno che la città ha di voi, ma non tanto nel numero, ma quanto nella passione e nell'impegno che dovrete ovviamente prestare sul territorio. Il momento è delicato, però quanto è delicato e complicato, la Polizia Municipale di Roma ne ha sempre meglio di se stesso. Noi ci divertiamo. Allora, innanzitutto volevo dire che per me è un onore essere qui oggi e è anche una grande gioia, perché noi abbiamo assunto degli impegni insieme all'assessore Cavallari, insieme al governante Giuliani, nei confronti dei sindacati, nei confronti di quella che è tutta la realtà che voi rappresentate, e quando poi alla fine un'amministrazione riesce a mantenere gli impegni, è sempre un fatto di orgoglio, e vi garantisco che non è semplice, perché al di là di quelle che sono le volontà politiche, poi ci sono i conti di bilancio, ci sono i problemi burocratici, ci sono tutte le varie realtà che fra quello che uno vuole fare dal punto di vista politico e quello che poi riesce concretamente, sono le grandi difficoltà. Quindi c'è da questo punto di vista un grande sforzo per riuscire a ottenere questo obiettivo. Ma detto questo, noi siamo molto convinti dell'opportunità di queste assunzioni e delle altre che dobbiamo fare, le stabilizzazioni, 500 stabilizzazioni su cui ci siamo impegnati col tavolo sindacale e gli altri scorrimenti successivi che ci porteranno a esaurire la graduatoria di cui voi fate parte. Il nostro corpo, la Polizia Municipale, è in piena rivoluzione. La domanda di sicurezza, la domanda di avere una città non degradata, in cui ci sia un'applicazione della legge per tutti, è una domanda che coinvolge tutti i cittadini. La Polizia Municipale. Allora, il problema di fondo qual è? Il problema di fondo è far sì che tutto questo si possa realizzare concretamente avendo un organico, avendo una struttura che sia adeguata realmente a quelli che sono i nuovi impegni e le nuove ordinanze di fronte che noi dobbiamo fare. Sarà necessario fare ulteriori sforzi nel futuro, però voi se rappresentate un'iniezione di sangue fresco, viene data in questa struttura, delle nuove persone che entrano, una professionalità volta verso il futuro. E se di fronte a un compito affascinante, lo diceva prima il comandante, spesso quando si parla di un lavoro si parla dei turni, si parla delle difficoltà, si parla dei tanti problemi che in qualche modo riguardano un lavoratore, ma c'è un fascino particolare, il vigile urbano, il componente della Polizia Municipale a Roma è un'istituzione sostanziale, importante, che è entrata nell'immaginario collettivo, che è entrata in quella che è, diciamo così, la cultura comune del nostro paese, insomma, dai vari attori che l'hanno interpretata, le varie realtà, è qualcosa che fa parte del nostro immaginario comune e del radicamento, della identità della nostra città. Da domani, da quando siete all'inizio, sarete i primi custodi di questa grandissima città, e lo sarete fino in fondo, e dovete essere a 360 gradi, perché voi dovrete intervenire magari quando vi trovate di fronte il poveraccio che tiene comportamenti e le cose non sono adeguate, ma dovete anche farlo quando magari trovate la persona lì, la propria ricchezza, il proprio potere di fare o di violare la legge, voi dovete intervenire a 360 gradi per fare in modo che tutti debbano rispettare. Quindi voi dovete avere quella dignità di custodia delle regole che permetterà di trovare una soluzione sociale per le persone che hanno realmente bisogno di aiuto. E vi chiederemo di essere inflessibili, di essere rigorosi nell'applicazione della legge. Quindi voi avete una grande responsabilità, sentiatela tutta la vita. E vi dico anche un fatto molto importante che ripeto sempre quando mi incontro con gli appartenenti della Polizia Municipale. Una istituzione sancisce la sua dignità, il suo valore, dal grado di rispetto, di dignità che conferisce a chi porta la divisa, perché chi porta la divisa è un'istituzione, è il primo segnale, il primo simbolo di quell'istituzione. Come di Roma, non è, non sarà credibile se non riesce a dare dignità alla sua Polizia Municipale, non sarà credibile se non riesce a fare in modo che chi porta la divisa sia orgoglioso, sia dignitoso di portare quella divisa e sia un simbolo rispettato da tutta la città. Concludo questo mio intervento dicendo: noi oggi siamo nel mezzo di questa sfida che è quella relativa alla sicurezza. I dati parlano chiaro, al di là di quelle che possono essere polemiche giornalistiche o politiche,
la riduzione dei reati, il mandato reale, cioè la riduzione di tutte le cellule dei reati, e questo dimostra che lo sforzo che è stato messo in questi mesi ha prodotto i risultati. Però noi dobbiamo prendere un fatto centrale, che tutte le metropoli del mondo, sono soggetti a una forte pressione rispetto alla illegalità e rispetto a quelle che sono le difficoltà della sicurezza legale, tutte, perché le metropoli sono in qualche modo il luogo in cui si concentrano le grandi risorse della globalizzazione, ma anche i grandi problemi della globalizzazione, in cui si incontrano gli immigrati, si incontrano i flussi migratori, si incontrano diverse culture, quindi sono il luogo sensibile e difficile. Quindi bisogna essere molto attenti, lo stiamo cercando di fare in modo di studiare, di portare avanti con le altre istituzioni tutti gli interventi necessari per fare in modo che tutto questo possa essere affrontato con la dovuta serietà. Ma proprio per questo, proprio perché c'è questa sfida e questa difficoltà, bisogna fare in modo che questa sfida venga vinta, e la possiamo vincere se andremo avanti in maniera costante, in maniera attenta, mettendo insieme interventi sociali con interventi della sicurezza, comprendendo che la legalità e l'integrazione, la lotta al degrado e la socialità sono due facce della stessa medaglia, non possono essere separate, non ci potrà mai essere integrazione senza legalità e viceversa. Quindi è un grande sforzo che noi dobbiamo compiere, lo faremo in stretta sinergia col corpo della polizia municipale, lo faremo con le altre istituzioni, la questura, la prefettura, le varie realtà, lo faremo giorno per giorno per fare in modo che voi che starete in prima linea abbiate le spalle coperte, abbiate le strategie valide, abbiate il supporto tecnico necessario, in maniera tale che nessuno si senta solo quando si trova nel momento del servizio. Ma io credo che il giorno in cui vestirete questa divisa gloriosa avete veramente la grande sensazione di svolgere una funzione sociale e una funzione di vero rapporto con la cittadinanza che è veramente insostituibile. Una grande comunità di cui io sono convinto sarete all'altezza e sarete molto fieri. Grazie.